Esempi 15A e 15B abbiamo la classica interpretazione del tre quarti nel jazz, che viene chiamato jazz waltz. Non sentiremo il classico tre quarti suonato sui tre movimenti, per esempio. Potrebbe essere una cosa di questo tipo, ma invece avremo il basso che divide esattamente a metà la battuta di tre quarti, perché ogni basso dura un quarto puntato. Con gli accordi avremo questo.